Ed eccoci tornati in diretta sulle fonti TV con questo spazio speciale dedicato proprio alla TV Week per le assicurazioni e il risparmio. Sapete che le fonti TV in questo periodo, dopo l'emergenza Covid-19, ha deciso proprio di dedicare delle settimane monotematiche attraverso le quali si possa fare un po' il punto della situazione. E questa settimana è proprio quella dedicata, come vedete anche dal nostro sito, lefonti.tv, alle assicurazioni e al risparmio. Quindi dal 15 al 21 giugno, dall'emergenza alla ripartenza, lo scenario assicurativo e del risparmio gestito nel post lockdown. Tra poco lo vedremo anche sul sito, vi consiglio di guardarlo anche perché è sempre aggiornato con tutto quello che le fonti vi propone in questo momento. E diamo il via alla tavola rotonda, alla prima tavola rotonda di oggi. Anche nei giorni scorsi, se ci avete seguito, anzi ieri, avete visto dei focus dedicati. Quella che abbiamo in questo momento e che riguarda questo momento i nostri ospiti, il titolo lo vedete in sovrimpressione, è l'evoluzione dei modelli di gestione sinistri e customer engagement. Quindi ci concentriamo proprio sulle tematiche assicurative. Io vado subito a presentare tutti gli ospiti, i relatori che saranno con me fino alle 11, a partire da Roberto Giordano, direttore danni di HD Assicurazioni. Buongiorno Roberto, abbiamo deciso di darci tutti del tu, ben trovato. Buongiorno a voi. Buongiorno Roberto e buongiorno anche a Sergio Tusa, Director Cambridge Mobile Telematics. Ciao Sergio, ben trovato. Buongiorno a tutti. Buongiorno a Ferdinando Scoa, Chief Claims Officer di Assimoco. Buongiorno, ben trovati. Buongiorno, ben trovato anche a te Ferdinando e saluto anche Roberto Trementozzi, responsabile sinistri di Credit Agricole Assicurazioni. Grazie per essere con noi. Buongiorno, Ciao, buongiorno a tutti. ciao anche a te. Intanto vi stiamo vedendo tutti e possiamo partire. Insomma, io farò una breve premessa, poi darò subito la parola al primo relatore Roberto Giordano. Partirei da te, Roberto, perché vorrei capire in generale come l'emergenza Covid-19 impatterà sui sinistri delle compagnie. Quindi questa è una domanda abbastanza generica, ma poi andrei anche un po' più nel dettaglio a capire quali settori merceologici sono a possibile impatto maggiore, quali verranno più toccati, insomma, di settori, per capire anche, insomma, a livello di polizze che cosa accadrà, quali sono le attese anche sui bilanci delle compagnie e naturalmente le paure più grosse rispetto a come potrebbe evolversi e cambiare il mondo assicurativo. Ovviamente andiamo per gradi, insomma, partiamo dalla prima domanda, Roberto, se sei d'accordo, cioè come impatterà questa emergenza proprio sui sinistri delle compagnie? Beh, naturalmente è una domanda da 100 milioni di dollari. Il massimo che si può fare è ragionare su come si presume che impatterà, perché ovviamente è una storia che è ancora tutta da scrivere ed è ancora tutta davanti a noi. Una cosa che mi interessa fare è sfatare un mito, se possibile, ovvero in questo momento c'è un po' una percezione collettiva che indica che le compagnie sguazzerebbero nell'oro grazie al Covid-19. Questa presunzione collettiva, rilanciata un po' anche giornalisticamente, si basa sul fatto che la gente circola meno con l'auto, quindi c'è una riduzione di frequenza antisinistri nell'RC auto e quindi per le compagnie il Covid-19 sarebbe quasi stata una fortuna. Allora, secondo me il Covid-19 non è stata una fortuna per nessuno sul mercato e in nessun paese e quindi neanche per le compagnie d'assicurazione. È assolutamente innegabile che nei mesi di lockdown stretto si sia assistito a una minor circolazione, quindi sarebbe sciocco negare che c'è stato un calo anche importante nella frequenza dei sinistri. Questo è tutto vero. Però l'assicurazione, ahimè, o ringraziando Dio, non è solo RC Auto. Il Sì. periodo di lockdown ha comunque avuto una sua durata, un suo inizio e una sua fine, e anzi, rimanendo per un altro attimo sull'RC Auto, se mi permettete, è abbastanza lecito presumere che probabilmente la frequenza nei prossimi mesi possa anche essere inficiata dal fatto che più persone, quando ricominceremo ad andare al lavoro, lo faranno in auto, perché c'è una certa diffidenza del mezzo pubblico per timore del contagio, che si stanno diffondendo delle modalità di circolazione, fatemele definire alternative, che hanno anch'esse impatto. Pensiamo alla tragedia umana che è successa recentemente a Bologna su un monopattino. Ecco, adesso l'assicuratore non necessariamente vuole portare sfortuna, ma
probabilmente l'accresciuto utilizzo di quegli strumenti potrà in qualche modo generare una generazione di sinistri che ad oggi magari non siamo abituati a pensare o Certo, sul quale. certo. Ecco Roberto, scusami, ti interrompo solo un istante e poi ti faccio continuare perché questa prima parte è molto interessante e molto importante. Però, quindi viene da sé che insomma dovrete rivedere anche un po' tutto il vostro modus operandi, chiaramente alla luce, le definiamo delle nuove abitudini, no? Degli italiani. Assolutamente sì. Secondo me dobbiamo abituarci un po' tutti a immaginare che probabilmente ci sarà un utilizzo un pochino più attento da parte degli italiani dei contratti assicurativi. Da una parte, perché se c'è in previsione una riduzione del PIL più o meno drastica, comunque sia l'assicurazione per le famiglie italiane è un costo. Purtroppo in Italia viene addirittura vissuto quasi come una tassa in certi casi, quindi probabilmente ci sarà una ricerca di risparmio, una ricerca di risparmio che in alcuni casi si tradurrà in l'utilizzo di canali diversi a quelli tradizionali. In questo periodo di lockdown si è assistito oggettivamente a un incremento molto forte della sollecitazione dei preventivatori online rispetto al passato, ma secondo me questa ricerca di risparmio si tradurrà anche in una richiesta di desidero ciò che voglio quando lo voglio, ovvero magari un maggior utilizzo di copertura istantanea, per fare un esempio banale. Tutte cose che secondo me comprimeranno la possibilità degli assicuratori di vendere ridondanze, che insomma ci piaccia o no, è una cosa che un pochino dobbiamo ammettere. Noi molte volte siamo stati abituati negli anni, nei decenni, a costruire dei pacchetti che magari contenevano un insieme di garanzie tra loro pacchettizzate, che in alcuni casi, dal punto di vista del consumatore, potevano presentare qualche ridondanza. Secondo me, in futuro andremo verso consumatori che staranno più attenti a cosa compro, per quanto tempo lo compro, per quanto tempo lo pago, con che modalità lo compro, più o meno Certo, digitalizzata e più o meno facilmente fruibile. assolutamente. Ecco, poi ti ringrazio Roberto per questa introduzione. Dopo ci torneremo magari proprio alla luce anche delle altre domande più specifiche con i relatori. Io però volevo subito mostrarvi a voi e naturalmente ai nostri telespettatori, ma a voi che per ulteriori spunti un video, perché devo ringraziare Norberto Odorico, Chief Claim Officer di UnipolSai Assicurazioni, che non è presente fisicamente con noi, ma che ha voluto mandare un suo contributo per parlare dell'integrazione dei touch point fisici e digitali, quindi capire come si è evoluta alla luce dell'esperienza del lockdown, che è un po' il punto di partenza di questa tavola rotonda. Quindi andiamo a sentire che cosa ci dice e poi ripartiamo da qui. Innanzitutto buongiorno a tutti ed un ringraziamento alle fonti per l'occasione che mi dà per confrontarci su temi molto attuali che stiamo vivendo nell'area del claims management in questo difficile momento. Nella recente esperienza di lockdown che abbiamo vissuto, come assicurazione tradizionale nell'area sinistri, abbiamo dovuto fronteggiare due aree di grande discontinuità. Innanzitutto tutta l'area dei dipendenti. Quando parliamo di aree sinistri all'interno di un'assicurazione danni, parliamo sicuramente della popolazione maggiormente numerosa all'interno della compagnia. Nel nostro caso abbiamo dovuto rendere agili, abilitati a lavorare da remoto, più di 2.000 persone in poche settimane su 5 giorni su 5 per l'intera settimana lavorativa. Questo sicuramente è stato molto agevolato dal fatto di aver fatto una scelta ormai 5 anni fa di aver adottato un sistema sinistri che prevede processi paperless, completamente, quasi completamente digitalizzati, anche nell'integrazione verso le nostre agenzie e verso tutti quegli attori nella catena di lavorazione del sinistro, quali periti, avvocati e medici. Altro fronte importante è stato quello di dover garantire in uno scenario completamente diverso la continuità operativa nei confronti delle nostre agenzie e nei confronti dei nostri clienti. Abbiamo lavorato sulla contattabilità attraverso
touch point che non fossero fisici, quindi parliamo di app, area riservata del sito, call center. Abbiamo avuto anche notevoli riscontri positivi sull'app, ad esempio la funzionalità di tracking del sinistro ha avuto un incremento di utilizzo pari a più del 30%. Abbiamo dovuto poi lavorare anche sulla digitalizzazione e lavorazione a distanza di altre attività fondamentali nel settore del sinistro. Abbiamo potenziato la videoperizia sia in ambito auto che non auto, anche qui con un buon grado di successo. Da ultimo abbiamo anche sperimentato sui sinistri più complessi la possibilità di fare attività di mediazione in forma telematica, qui senza avere la necessità di presenza fisica della compagnia e delle controparti. È stata sicuramente un'esperienza accelerata, fatta sul campo, che ci ha insegnato che l'approccio ideale, e ha rafforzato in noi la convinzione che l'approccio ideale alla gestione dei claims sia sicuramente quello di una multicanalità integrata, che vada a bilanciare nei diversi momenti della gestione di sinistro la facilità e velocità di interazione che garantiscono i touchpoint digitale col valore della relazione fisica. Ecco, Norberto Dorico ci ha dato degli ottimi spunti, io mi sono segnata peraltro delle parole chiave, a parte ha parlato di continuità operativa, naturalmente da garantire, no, alla clientela, anche se ha sottolineato come necessariamente durante il periodo di lockdown sia cambiato il modo di relazionarsi con il cliente e poi ha toccato tutte quelle parole chiave che abbiamo sentito continuamente ripetere proprio quando tutti noi eravamo più bloccati, cioè app, la digitalizzazione, quindi il fatto di portare avanti anche dei normali procedimenti e delle normali azioni attraverso l'ambito digitale. Io andrei da Ferdinando Scoa, Simoco, per Chief Claims Officer, per parlare proprio di questo. Restiamo magari su questa tematica, se sei d'accordo, Ferdinando. Ti chiedo se condividi insomma quello che ha detto il tuo collega e poi che eventualmente che cosa vuoi aggiungere sempre su questo modo, no, di relazionarsi differente? Beh, sicuramente abbiamo dovuto cambiare e cambiare velocemente. Quello che senz'altro ci ha molto agevolati è che questo cambiamento era già in atto e quindi avere la possibilità comunque di avere già una rete liquidativa abituata all'utilizzo dello smart working, che quindi che conosceva molto bene questo strumento, ci ha permesso dal 24 di febbraio di essere tutti operativi da casa e lo saremo almeno adesso fino al 15 di settembre. Questo è stato molto importante per i motivi che ha spiegato molto bene il collega, ma anche perché abbiamo proprio constatato che il lockdown ha creato una necessità di contatto importante. Quindi sì, importante il contatto sui tracking, che chiaramente sono stati più utilizzati ovviamente per vedere gli stati delle proprie pratiche. Però, ohimè, si è anche sviluppata una grossa necessità di contatto personale. E qui è stato importante mettere a disposizione subito le nostre persone operative, sia per i clienti ma anche per i partner, perché non ci dimentichiamo che questa situazione molto grave che ci sta ancora investendo ha investito come uno tsunami i nostri distributori, che si sono trovati da un giorno con l'altro in una difficoltà operativa enorme, tra l'altro con la necessità anche di continuare ad operare. E questo è stato per noi una sfida, è stata una sfida che abbiamo fortunatamente vinto fino a questo punto, dando comunque anche un grosso engagement alla rete liquidativa che si è sentita fin da subito parte dell'iterazione, no? Con distributori e clienti, e quindi questo ha aiutato pure loro a superare questo grande momento. Poi ovviamente sui clienti abbiamo messo in piedi delle operazioni che abbiamo ritenuto dovessero accompagnare il nostro supporto, che sono una consulenza psicologica, la possibilità di avere un medico a disposizione con cui recuperare informazioni relative al Covid, sulle precauzioni, ma anche come muoversi con la sanità pubblica.
E poi chiaramente la necessità, è stato accennato anche dall'intervento precedente, di connettere a tutto questo sistema anche tutti i nostri collaboratori esterni, quindi tutti i periti. Fortunatamente noi abbiamo un sistema di videoperizia e di autoperizia che è nostro, quindi lo abbiamo potuto dare a tutti i nostri collaboratori esterni che hanno potuto utilizzarlo fin da subito, quindi non abbiamo utilizzato sistemi di terzi, ma abbiamo dato il nostro sistema a tutti e chiaramente li abbiamo coinvolti in questo nuovo mondo. E non ultimi, chiaramente, si ricordavano mediazioni, non dimentichiamo anche il mondo dei medici legali, che anche loro ovviamente erano espostissime, quindi non hanno più potuto fisicamente fare il loro lavoro, e anche con loro ovviamente abbiamo iniziato un rapporto dato, diciamo, dalla visione della documentazione, ma comunque mai interrotto né con i clienti né con i distributori. Ok, beh, interessante appunto capire anche attraverso queste ulteriori parole come è cambiato il modo di relazionarsi, e naturalmente così passo la parola a Sergio Tusa, direi, con un ulteriore passo avanti, però partire proprio dal fatto che tutti i processi che poi si sono verificati nel periodo di lockdown erano già in atto e in corso. Naturalmente c'è stata un'accelerazione, no? Parliamo dei processi più digitali e più legati proprio all'innovazione. Ti chiedo, insomma, Sergio, se anche tu sei d'accordo su questo, quindi così creiamo sempre, come dire, un trade union con gli interventi precedenti, però ti do subito l'altro tassello che dobbiamo aggiungere alla discussione, cioè come a questo punto utilizzare i dati per creare engagement e ridurre di conseguenza la frequenza dei sinistri dei singoli clienti. Quindi aggiungiamo anche questo passaggio. Beh, Emanuela, hai toccato ampiamente il punto del digitale nella tua introduzione, ovvero il più popolare touch point oggi per ognuno di noi è sicuramente lo smartphone, e in particolare la compagnia di cui faccio parte, Cambridge Mobile Telematics, sulle applicazioni sviluppate nell'uso dello smartphone per le assicurazioni dei veicoli ha fatto, diciamo, il proprio cammino. Noi cosa abbiamo notato? Noi abbiamo notato che il fatto che uno smartphone, quindi con un'app, possa soddisfare questa necessità di essere vicino al cliente, all'utilizzatore, è stato un valore aggiunto importantissimo per le compagnie che in qualunque modo hanno adottato un sistema, diciamo, attraverso app, e che l'ingaggio dell'utilizzatore era costante, perché il fatto di sentire la compagnia vicina dal punto di vista sia delle possibili richieste che anche della pura consultazione ha fatto apparire la compagnia come una, diciamo, un'entità che non è soltanto da ricordare alla fine del semestre dell'anno di polizza, ma è, diciamo, un'entità a cui ci si può affidare in momenti in cui se ne ha bisogno durante anche periodi particolari come quelli che abbiamo vissuto. Come interpretiamo noi il tema dell'engagement? Il nostro sistema è un sistema quindi indirizzato alla polizza assicurativa sui veicoli, quindi al cosiddetto UBI, e noi utilizziamo i dati, anzi proponiamo alle compagnie assicurative di utilizzare i dati per poter dare dei feedback agli stessi utilizzatori, ovvero feedback relativi allo stile di guida, feedback relativi alla modalità propria o impropria in cui si utilizza lo smartphone durante la guida. Noi abbiamo individuato uno schema di situazioni che fanno parte, diciamo, della nostra piattaforma, che determinano una premiabilità dello stile di guida o invece una non premiabilità dello stile di guida, e su questo poi, diciamo, abbiamo elaborato un criterio di scoring, quindi di punteggio, che aiuta l'utilizzatore in maniera assolutamente leggera a poter avere piena coscienza di come si sia comportato durante un viaggio. Da questo poi può essere elaborato un criterio di premiabilità che però poi ogni compagnia gestisce per i fatti propri, oppure può essere semplicemente indirizzato un criterio di comunicazione che spinge poi l'utilizzatore a migliorare il proprio stile di vita. Noi quello che notiamo è che nei primi 30 giorni di utilizzo di un sistema quale
quello che noi proponiamo con le compagnie assicurative con cui abbiamo le partnership, migliora del 30% la percentuale dell'uso di, per esempio, di WhatsApp durante la guida, cioè lo si usa di meno. Migliora l'utilizzo dei sistemi viva voce nelle vetture e quindi anche qui un inferiore livello di distrazione nell'utilizzo del telefono. Migliora notevolmente gli aspetti di frenata brusca o di accelerazione brusca, ovvero di sterzata improvvisa. Tutti elementi che quindi incrementano il livello di sicurezza della guida e che quindi vanno assolutamente a beneficio dell'utilizzatore innanzitutto, perché evidentemente è una situazione di maggiore sicurezza, ma il beneficio della comunità, perché la sicurezza poi individuale diventa sicurezza per la comunità, e indirettamente vanno anche a beneficio della compagnia assicurativa, che si trova minori sinistri da dover affrontare in maniera complessa, come peraltro sappiamo che esistono. Quindi diciamo che il modo in cui noi vediamo, in cui proponiamo il sistema digitale, è un modo per facilitare tutti i processi che stanno sicuramente dal lato assicurativo, ma anche un modo e soprattutto un modo per migliorare lo stile di guida e quindi abbassare il livello dei sinistri e migliorare quindi la sicurezza in generale sulle strade. Certamente, Sergio, prima di passare la parola a Roberto Trementozzi per sentire anche lui, ti faccio una domanda che è la classica domanda che si fa quando si parla di nuove tecnologie, insomma, ma questa è molto più generale, se vogliamo anche più sociale, però mi interessa saperlo perché si parla di sicurezza ovviamente, quindi poi che a cascata va a tradursi in tante altre certezze, no? Per gli utenti, per le assicurazioni. Siamo pronti noi per recepire tutte queste novità tecnologiche? Assolutamente sì, sono tecnologie disponibili sul mercato, poi ogni compagnia assicurativa fa le proprie scelte naturalmente, perché implica anche, diciamo, il coinvolgimento dei sistemi informativi interni, quindi diciamo, ci sono tutti i processi da attivare, però diciamo che la strada è tracciata. L'Italia, come tutti sappiamo, nell'ambito della telematica assicurativa è stata, diciamo, il luogo in cui la telematica assicurativa è nata, e quindi c'è anche la maggiore esperienza in assoluto su queste tematiche, e quindi anche questo sistema che fa parte della nostra proposta, ci sono altre compagnie che lo propongono, e per carità, noi naturalmente abbiamo le nostre caratteristiche, diciamo anche questo sistema oggi poco alla volta sta prendendo piede, diventando un po' disruptive rispetto alle precedenti tecnologie che attualmente vengono utilizzate. D'accordo, grazie Sergio. Allora, Roberto Trementozzi, un tema che approfondiremo poi nel prossimo giro di domande, però insomma chiudiamo anche il primo giro giusto per parlare nuovamente della relazione diversa con i clienti. Tu sei il nostro referente in questo caso dell'unica banca assicurazione, quindi possiamo eventualmente capire se c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che ci hanno detto i precedenti relatori. Restiamo proprio su cosa è cambiato e su come è stato impostato diversamente il lavoro dopo il periodo di lockdown. Poi dopo, ripeto, nel prossimo giro di domande faremo proprio delle specifiche più mirate. Certo, in un contesto di banca assicurazione, ancorché il canale distributivo, il canale bancario principalmente, è preposto sostanzialmente Roberto, alla collocazione del prodotto. Roberto, se riesci a sistemare un po' la webcam, così ti vediamo un po' più... ecco, perfetto, perché eri un po' tagliato, così ti vediamo anche meglio. Sì. Ottimo, perfetto, grazie mille Roberto, che è molto meglio come inquadratura. Prego. Prego. E dicevo appunto, in un contesto di banca assicurazione, dove il gestore della banca è prevalentemente preposto alla collocazione del prodotto, ma inevitabilmente anche alla gestione della relazione con il cliente. Cliente che non è soltanto un cliente assicurativo, ma è anche e soprattutto e prima di tutto un cliente bancario. Si è trovato improvvisamente a non poter contattare, a non poter dialogare fisicamente con il suo gestore di riferimento. Ancorché la compagnia abbia messo a disposizione con un modello mutuato dal gruppo in Francia, dalla compagnia del gruppo tipica in Francia, un modello che prevede che la struttura tecnica sia direttamente a contatto con il cliente, quindi il liquidatore si relaziona direttamente con il cliente, non c'è un call center, non c'è un intermediario che interviene nella relazione con il cliente. Nonostante questo, è normale, e lo vediamo anche dalle percentuali, no, di collocazione di prodotti assicurativi che
insomma, preferiscono e privilegiano il canale fisico, no, rispetto a quello digitale, è inevitabile che il cliente ha la necessità comunque di confrontarsi, soprattutto in un contesto di banca assicurazione. Ripeto, il cliente eventualmente va in banca, eventualmente se ha un problema ha bisogno di parlare con il suo gestore di fiducia. Questo cosa ha comportato? Che la compagnia ha dovuto aumentare i momenti di contatto con il cliente, da una parte per informarlo sullo stato d'avanzamento del sinistro attraverso dei messaggi SMS, una maggiore frequenza di telefonate con il cliente e se vuoi anche sviluppando quello che è un po' il nostro valore principale, no? Che è la fiducia. La fiducia, certo. Il nostro primo valore è confianza a priori, quindi fiducia a priori e controllo a posteriori, no? Quindi attraverso una telefonata inquadrare il sinistro, capire il bisogno del cliente, rispondere attraverso un liquidatore che detiene le competenze al bisogno del cliente. Possibile anche, e chiudo, possibile anche attraverso una tecnologia che ci consente di, lo accennava prima il collega di UnipolSail, una tecnologia paperless, quindi fascicoli digitali, accessibilità immediata e anche se dall'oggi al domani ci siamo trovati costretti a ripensare il nostro modo di lavorare 5 giorni su 5, quindi non lo smart working di un giorno o due giorni alla settimana, ma tutti i giorni della settimana al proprio domicilio, abbiamo potuto garantire una continuità di servizio e una vicinanza al cliente anche in questo momento, certo, così dire. Certo, ma molto interessante, anche perché adesso andiamo proprio sul terzo spunto e questo terzo spunto ci fa partire dal concetto di un cliente ibrido, non solo assicurativo, mettiamola così, adesso ovviamente capirete perché con i prossimi interventi, cioè cosa significa nel concreto sostanzialmente disegnare un processo di claims management che sia costruito non più su logiche assicurative interne, come abbiamo già comunque anticipato, ma partire dall'esperienza di un cliente che cambia un faccia, no? Che diventa anche un po' più ibrido. Allora andiamo a sentire ancora che cosa ci racconta Norberto Dorico di UnipolSai Assicurazioni, che in questo video ci dice la sua, e poi ripartiamo con un altro giro dei nostri relatori. È un passaggio fondamentale su cui stiamo lavorando da tempo. Nell'ambito auto, ad esempio, abbiamo introdotto ed esteso a tutti i nostri clienti muniti di box la possibilità di avere un'apertura real time del sinistro auto. Sostanzialmente abbiamo invertito il paradigma classico della denuncia in ambito assicurativo danni. Siamo noi, compagnia, proattivamente al momento del sinistro a supportare e chiamare il nostro cliente per fornirgli assistenza. Il processo come funziona in breve? Dalla notifica che abbiamo da parte della box del nostro assicurato di un incidente elaborato tramite l'elaborazione dei nostri algoritmi di data crash, contattiamo il cliente in primis per chiedergli se ha bisogno di assistenza medica piuttosto che anche di traino del veicolo, e poi per assisterlo e supportarlo in tutto quello che è il processo di predisposizione della denuncia, financo a fornirgli quelle che sono le informazioni sulla dinamica che a noi risultano in base alle elaborazioni che in tempo reale sono state predisposte da parte sempre dei nostri algoritmi di elaborazione dei dati telematici. Tutto ciò fino ad arrivare a proporre ad un nostro cliente una bozza di constatazione amichevole precompilata che poi lui dovrà confermare e utilizzare per la denuncia vera e propria. Tutto questo processo si svolge attraverso il suo smartphone. Siamo noi che proattivamente gli mandiamo un SMS su cui lui può attivare tramite un link tutto un workflow digitale attraverso cui è guidato attraverso tutte le fasi di predisposizione della denuncia del sinistro.
Contestualmente l'agenzia ha notifiche anche lei del sinistro e quindi può provvedere a contattare il cliente e supportarlo in tutte quelle che sono le attività di predisposizione della denuncia, fino anche a andare a supportarlo per quanto riguarda la fornitura di servizi di riparazione diretta attraverso le nostre carrozzerie o di prenotazione di visita medica in caso fosse in corso in lesioni. Quindi un processo costruito intorno al nostro cliente, intorno ai bisogni che questo manifesta al momento della gestione del sinistro. Ottimo, allora io andrei da Ferdinando Scoa, quindi do la parola ancora a Ferdinando. Stessa domanda, insomma, questo concetto di cliente sempre più ibrido, come ci si deve rapportare? Anche alla luce di quello che ha detto, insomma, Norberto Dorico. Sì, cerco magari di dire qualche cos'altro, perché chiaramente sostiamo un pochettino. Diciamo che ci siamo resi conto negli anni, dopo svariati tentativi di voler imporre ai nostri clienti le nostre procedure, i nostri processi e il claims management che pensavamo fosse adatto per noi, dobbiamo spostare un attimino la nostra ottica verso qualcosa che è più adatto per loro. E quindi capire che alla fine è il cliente che deve poter decidere. E quindi abbiamo la necessità, lo ha detto anche un collega precedentemente, di mettergli a disposizione tutte le possibilità di accesso verso di noi. Quindi ci sarà il cliente più informatizzato che vorrà utilizzare tutti i tools che noi gli mettiamo a disposizione e procedere in autonomia anche ad un'autoliquidazione del sinistro. Questo è già possibile con un semplice tool che permette di autoperiziarsi, ad esempio un banale sinistro auto, ed arrivare tranquillamente alla liquidazione in pochi momenti. Però è anche vero che dobbiamo sempre avere presente che ci sono clienti che hanno bisogno ancora un contatto con noi e quindi non glielo possiamo far mancare, non sono magari molto avvezzi alle chatbot, hanno la necessità di parlare con una persona vera e magari realizzare che questa persona è anche colei che può risolvere la problematica che loro hanno relativa al loro sinistro, e dobbiamo dare anche questa possibilità. Poi mi permetto di dire, anche noi abbiamo tutti i tipi di distribuzione, 70% distribuzione bancaria, 30% agenziale. In Italia il ruolo del distributore è ancora centrale. Sì. E quindi abbiamo ancora un passaggio attraverso di loro che sono il nostro più grande accesso verso il cliente ancora oggi. Pertanto la necessità anche di condividere con loro quali sono le strategie di claims management, in modo da dare a loro un'efficace arma competitiva nei confronti di tutti gli altri, che non debba essere solo il prezzo, perché se ci facciamo la guerra sui prezzi, chiaramente, come si è dimostrato negli ultimi anni, soprattutto nell'RC Auto, tutti usciamo perdenti. Poi ci sono tanti modi per poter recepire quelli che sono i desiderata dei clienti. I reclami chiaramente sono uno banalmente, ma non sono l'unico. Ad esempio tutti questi processi che prevedono un coinvolgimento del cliente nel processo liquidativo devono prevedere sempre alla fine un Net Promoter Score che ci permetta anche di capire se stiamo facendo bene, se possiamo migliorare, se quanto abbiamo messo a disposizione dei nostri clienti è gradito. Certo. Poi ritorno sempre al distributore, è importante raccogliere anche il loro feedback. Noi facciamo una survey che si chiama Partner Monitor, in cui ci dicono dettagliatamente che cosa gli piace e che cosa un po' meno relativamente ai nostri processi di claims management, e chiaramente ci adeguiamo al fine di dare a loro il prodotto migliore per poter vincere la concorrenza. Ovvio, insomma, tastate il sentiment, no? Che poi è la cosa sempre migliore, soprattutto quando ovviamente ci sono delle evoluzioni in corso. E così vado direttamente da Sergio Tusa su questa
su quanto diceva insomma anche Ferdinando, perché le persone vanno rassicurate, no? Allora, prima noi abbiamo parlato di questi processi, di questa innovazione digitale. Spesso si pensa che con l'innovazione digitale sempre più accelerata, insomma, che con questi processi sempre più accelerati si possa un po' perdere invece, no, il contatto umano. E quindi anche a te, insomma, Sergio, chiedo come vedi questo concetto di nuovo cliente ibrido, l'abbiamo definito così, non so, poi se tu vuoi trovare un altro termine. No, trovare un altro termine direi di no, ibrido, diciamo, rappresenta un po' veramente la capacità di essere raggiunto in vari modi. No? No, diciamo, dal punto di vista strettamente strutturale è chiaro che il rapporto con un agente per il cliente è ancora oggi, specialmente poi in Italia, un elemento fondamentale. Quindi, diciamo, la rete agenziale è sempre un cavallo di battaglia importante per tutte le compagnie, che poi si tratti di agenti pure semplici o di contatti attraverso, diciamo, uno sportello bancario. Il tema è quello del contatto diretto con una figura che possa aiutare a scegliere, aiutare a indirizzare le proprie necessità rispetto a questo mondo multiplo e vario dell'assicurativo. Come diceva all'inizio Roberto, Giordano, peraltro è un mondo che, come dire, che va ben interpretato, onde evitare duplicazioni e quindi onde evitare la dispersione dal punto di vista delle polizze, magari in servizi di cui non si ha bisogno, in servizi di cui si dimentica. Quindi sotto questo aspetto indubbiamente il contatto diretto è molto rilevante. La parte digitale viene in soccorso, secondo il mio punto di vista, viene in soccorso invece per tutto, diciamo, quello che ci sta dietro, no? Quello che ci sta dopo alla firma del contratto e quindi al tema appunto dell'essere un punto di appoggio, dell'essere presente, dell'essere raggiungibile, di avere una catena di servizi che non si chiama assicurazione, ma si chiama catena di servizi accessori a una polizza assicurativa. Chi di noi non ha, in virtù di una polizza assicurativa auto, non ha utilizzato un servizio carro attrezzi perché la batteria magari è andata giù, piuttosto che invece qualche altro guasto? Ecco, queste sono, diciamo, tutte delle declinazioni di servizi che stanno dietro la polizza auto e che sono facilitati dal punto di vista del raggiungimento attraverso la tecnologia digitale. Il salto di cui parlavo prima in avanti si sta facendo perché diciamo, da una digitalizzazione sul veicolo che viene generata dalla presenza di una scatola nera o black box, che dir si voglia, montata a bordo veicolo, e progressivamente si potrà andare verso invece un sistema che utilizza lo stesso smartphone dell'utilizzatore per stabilire questa serie di contatti, per catturare i dati necessari per la polizza tariffata in base allo stile di guida e quant'altro, perché questo è il mondo, diciamo, questa è la direzione in cui la tecnologia sta andando. In Sì. più, si aggiunge a questo aspetto, diciamo, di digitalizzazione appoggiata sullo smartphone il fatto di poter contare sul rapporto diretto e certamente sicuro con chi effettivamente sta in quel momento utilizzando il veicolo e quindi poter, diciamo, avere la certezza che quando tu raggiungi il veicolo lo raggiungi verso la persona che in quel momento lo sta occupando e lo sta anche utilizzando, cosa che invece con la black box non sempre è possibile. Quindi diciamo che la tecnologia indubbiamente aiuta, dal mio punto di vista, soprattutto in questa fase, diciamo, accessoria al contratto, che è quella legata all'erogazione di servizi, da quelli basici di cui ho detto, magari ad altri ben più complessi e ben più, se vuoi, anche fantasiosi, che poco alla volta stanno arrivando sul mercato. E questo nasce dal fatto che il contatto diretto con il cliente lo ottieni attraverso l'uso di un'app, quindi di uno smartphone e di un sistema poi a bordo veicolo che ti aiuta a Certo, riconoscere l'utilizzatore. assolutamente Sergio, assolutamente. Peraltro Sergio ha ripreso insomma un ragionamento che stava facendo inizialmente anche Roberto Giordano, quindi torno da lui per capire, Roberto, se il settore insurance è pronto a soddisfare proprio i bisogni dei clienti, perché di questo si stava parlando in termini di prodotto e processo di vendita. Dico. Anche qui mi fa piacere dire di sì, tendenzialmente sì. A livello di processo di vendita, anche qui mi fa piacere sfatare un mito, nel senso l'industria assicurativa da parecchio tempo si era incamminata su un
una modernizzazione dei propri processi, cose come l'invio della documentazione via mail, l'utilizzo della firma digitale, l'OTP, aree personali più o meno evolute a seconda di quanto ci aveva investito la singola impresa. Sono tutte cose che naturalmente non sono figlie del Covid-19, sono scelte strategiche in cui il settore ha investito da parecchio tempo. Lo diceva prima Sergio, noi siamo leader nel mondo delle black box dell'assicurazione RC auto telematica da molto prima che il Covid fosse anche semplicemente nominato e conosciuto. Quindi, secondo me, proprio in virtù di questo cammino intrapreso per tempo, magari anche nella consapevolezza che c'era un po' di terreno da recuperare rispetto ad altre industrie, tutto sommato ci siamo difesi bene in questo periodo di lockdown, molto lavoro è ancora da fare, ma insomma non partiamo certo dal foglio bianco, questa è un po' la mia sensazione. Ovviamente affermazione mediamente valida sul mercato, poi c'è chi eccelle di più, c'è chi ha più terreno da recuperare. Per quanto riguarda i prodotti, anche non mi pare che siamo mal posizionati. In questo momento l'ansia principale che si percepisce dai clienti, almeno in Italia, è molto focalizzata al mondo della È responsabilità crollata anche civile. te la webcam, forse sistemiamo l'inquadratura. No, no, prego Roberto, tu intanto prosegui, stiamo sistemando l'inquadratura perché ti vediamo proprio, va bene, il primo piano va bene, ma insomma, ecco, adesso sicuramente è meglio. Grazie Roberto, prego, perdonami se ti ho interrotto. Ma scherzi, per quanto riguarda i prodotti, le ansie principali in questo momento, almeno per come le percepisco io, sono legate agli ambiti di responsabilità civile verso terzi e di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, per chi ha un'attività imprenditoriale. Oggettivamente la maggior parte, poi voglio dire, i contratti vanno letti uno per uno, però la stragrande maggior parte delle polizze in commercio è assolutamente già oggi adeguata a rispondere a queste preoccupazioni, come dire, emergenti, così come secondo me lo sono la maggior parte delle polizze malattia, se la preoccupazione è quella di essere ricoverati o sottoposti a intervento chirurgico, per un qualcosa che abbia a che vedere con il Covid. Quello che vedo emergere è anche una grossa domanda di assistenza, e qui Sì. c'è stata oggettivamente molta creatività, assolutamente molto apprezzata da parte delle imprese specializzate nel settore per fornire anche dei servizi, delle prestazioni di assistenza adeguate alla domanda. Quindi, insomma, non siamo in fondo al cammino, c'è molto da fare, ma direi che il settore assicurativo italiano, quindi l'affermazione, riguarda mediamente il settore, è oggettivamente forse abbastanza preparato per gestire e superare bene questa vicenda dal punto di vista della domanda dei clienti. Poi, per quanto riguarda le sfide che questa vicenda porterà alle compagnie, vuoi sotto il profilo del solvency ratio, vuoi sotto il profilo del calo del fatturato, vuoi sotto altri profili, quello, come dicevo all'inizio, è un mondo su cui ci sono al momento solo delle presunzioni e non delle certezze. Assolutamente, assolutamente. Allora vado subito da Ferdinando Scoa su questo, poi dobbiamo avviarci alle conclusioni, ma devo ancora sentire ovviamente Roberto Trementozzi e anche Sergio Tusa. La soddisfazione del cliente. Io ti faccio subito una domanda molto mirata, Ferdinando, perché Assimoco è l'unica compagnia assicurativa benefit. Vorrei capire che cosa significa questo. Beh, significa innanzitutto che abbiamo deciso di porci verso il mercato, ma anche verso noi stessi, mettendo al primo posto alcuni valori che sono stati recepiti dal nostro ordinamento, che prevede che vi sia la possibilità di una compagnia di diventare benefit. Questo vuol dire ovviamente dare dei connotati anche al nostro metodo di vendita, al nostro servizio, al nostro rapporto con i clienti, che sono diametralmente diversi, oltre che, e questo non fa male, destinare anche una parte dei nostri profitti a delle attività che sono connesse col nostro mondo di riferimento e che vadano in questa direzione. Questo chiaramente ci consente di andare ad impattare il nuovo mondo che ci aspetta nel nostro mercato di riferimento, chiaramente, quindi con
linee di prodotti dedicate, come ad esempio Etica Pro, che è una linea di prodotti che è dedicata al terzo settore e che andiamo a vendere con distributori che sono formati per questo, oltre che un distributore che è tradizionalmente da sempre su questo mercato, che è Banca Etica, e sì, chiaramente anche la necessità di trovare nel nostro nuovo mondo che ci aspetta, se è vero che sarà cambiato, se è vero che saremo tutti cambiati, anche qualcuno, e sono tanti credetemi, che ha alcuni valori che sono anche quelli che ricerca in chi poi gli dovrà vendere e gestire un prodotto. Okay. E con questo mi riferisco in particolare al consumo critico, che è molto studiato, molto diciamo raccontato, ma che chiaramente poi bisogna andare a impattare. Per impattare il consumo critico ci vuole chiaramente un biglietto da visita, una carta d'identità, che non è la carta d'identità di eticità che non te la dà nessuno, ma è quello di essere un'azienda che mette al primo posto ovviamente le persone, mette al primo posto i valori diciamo nei quali il cosiddetto consumatore critico dovrebbe rispecchiarsi, e quindi poi andare a trovare chi la pensa come lui, chi ha il suo stesso approccio, e quindi trovare con questo le sue soluzioni. Questo okay. vuol dire chiaramente dare la possibilità, faccio un esempio molto pratico perché non si tratta di aria fritta ma di cose veramente molto concrete, dare la possibilità a tutti i nostri assicurati, che sono tantissimi, che lavorano nel mondo del volontariato e che in questo momento sono espostissimi ad un rischio grosso, una copertura chiaramente da questo rischio. Mm-hmm. Questo certo, è ovviamente ottimo, andare bello. A impattare il tuo mondo di riferimento. Ottimo, allora Trementozzi, siamo quasi in conclusione, ma mi piacerebbe capire da te Roberto come organizzarsi internamente proprio per mantenere alta l'interazione e l'ingaggio con collaboratori, reti e naturalmente anche utenti finali. Certo, sicuramente la distanza raffredda i rapporti, l'impossibilità di vedersi nella quotidianità, di cogliere magari con un gesto, con uno sguardo, una sensazione, un percepito, eccetera, crea sicuramente, raffredda sicuramente maggiormente il rapporto. Questo ha comportato da parte nostra una rivisitazione del modello organizzativo, e ci ha visto introdurre degli incontri virtuali, possibilmente ove la connessione lo consenta, sempre in video, in modo da avere un costante contatto con i propri collaboratori. Ad esempio, nello specifico, io facevo una riunione settimanale di allineamento con i miei riporti, con il lockdown la faccio nella quotidianità, faccio un morning meeting che mi consente di condividere le eventuali criticità, lo stato d'avanzamento dei progetti, eccetera, e gli stessi riporti con le risorse di riferimento si sentono costantemente nella quotidianità, proprio per accorciare quelle distanze fisiche che si creano inevitabilmente con il lockdown. Okay. Questo comporta, giusto per chiudere il discorso, questo comporta anche, avevo prima citato, fatto riferimento al termine della fiducia, ovviamente questo rapporto si fonda anche molto sulla fiducia, sulla costruzione di un'attività molto focalizzata sull'obiettivo, quindi fiducia nel collaboratore, collaboratore che arriva ad automonitorarsi sulle attività che vengono svolte, e disponibilità di sistemi ovviamente che consentono anche di fare certo. tutto questo. Ottimo, anche questo spunto molto interessante. Io lascerei le conclusioni a Sergio Tusa, perché dobbiamo capire come può l'utilizzo dei dati supportare proprio la creazione di nuovi servizi, perché poi di fatto abbiamo parlato, no, di quello che sarà il futuro, quindi delle novità. Manuela, come può? I dati stessi aggregati, i dati provenienti dal quotidiano, piuttosto che i dati invece acquisiti durante la fase sottoscrizione, indubbiamente danno l'opportunità di profilare, danno l'opportunità diciamo di
indirizzare potenziali necessità verso appunto la stessa compagnia assicurativa. Io diciamo che vedo il digitale, in particolare poi l'uso dell'app smartphone su cui sono diciamo, indirizzato, come un canale per stimolare l'utilizzatore, stimolarlo verso nuovi servizi, verso servizi necessari, verso quelli complementari, un canale che serve anche a unire lo stesso utilizzatore magari verso sistemi più ampi che non fanno parte del suo quotidiano ma che invece possono essere necessari in un certo momento, in una certa fase critica della propria vita, in una certa fase critica dell'utilizzo anche del veicolo, visto che poi alla fine quello dell'RCA sicuramente è il mondo più interessato oggi all'uso del digitale. Io vorrei farti un accenno: l'uso del digitale può servire anche a salvare le vite umane all'interno del veicolo, no? L'utilizzo della tecnologia telematica può indirizzare verso questo tipo di funzione. Anche su questo in Italia siamo stati tra i primi a introdurre il concetto di private call. Non so se tu sai, Manuela, ma insomma dal 2018 c'è una normativa europea che prevede che le autovetture di nuova omologazione debbano avere a bordo un apparato telematico che consenta, collegato naturalmente al sistema interno, l'ABS, agli airbag, che in caso di crash consenta di chiamare automaticamente l'emergenza sanitaria sul luogo in cui il sinistro è avvenuto. Sì. Ok, ecco. In Italia siamo stati capaci, giusto per completare il pensiero, scusami. No, vai Sergio. Di trasformare questo che è il concetto dell'e-call pubblica in quello che può essere definito il concetto dell'e-call privata, abilitando tutta una serie di telematic service provider a cui le assicurazioni poi si appoggiano nell'uso delle proprie piattaforme telematiche, di poter, a fronte diciamo della gestione di un crash, letto dalla scatola telematica montata a bordo veicolo o dallo smartphone presente sul veicolo, di poter indirizzare sul posto un'ambulanza in soccorso immediato nei tempi più stretti necessari anche a salvare delle vite umane. Quindi voglio dire, il digitale anche in Italia, che su molti altri aspetti è abbastanza, come dire, lento a prendere piede, su questi aspetti legati alla telematica assicurativa e alla telematica dei servizi per i veicoli, devo dire che ha fatto un po' da scuola, non soltanto a livello europeo, ma a livello mondiale. Quindi in questa direzione io credo che in futuro inglobare all'interno di una unica piattaforma dati provenienti dalle smart city, dalle zone di traffico limitato, dai sistemi autostradali, dagli smartphone e dalle scatole telematiche, possono portare a un sistema, diciamo, ampio, che possa offrire sempre più opportunità sia per la compagnia assicurativa ma soprattutto per il cliente. Per il cliente, assolutamente. Allora io ringrazio, abbiamo concluso, questo direi che è l'ottimo, diciamo, l'ottimo sguardo al futuro che volevamo dare anche con questa tavola rotonda, poi ci sarà modo di riparlarne nuovamente con voi. Roberto Giordano, grazie, Sergio Tusa, Ferdinando Scoia, Roberto Trementozzi, ringraziamo anche Norberto Dorico, grazie, che a distanza ci ha detto la sua con i suoi video, e grazie naturalmente a tutti voi, davvero è stato molto interessante, ci sentiamo presto, arrivederci, grazie. E noi andiamo, grazie, in pubblicità, tra poco CryptoFocus.